Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale vale paro. Non siamo un partito, non siamo una casta. Lucro Arcipelago Scecche, sono un analista finanziario che ha dedicato gli ultimi 2 anni a condividere con gli amici di Arcipelago Scecche l'esperienza di Arcipelago, non so se alcuni di voi già conoscono. E, niente, dopo, esatto, questo è un diciamo il tema che affrontiamo dopo. Per il momento portiamo avanti anche un progetto, o meglio, proponiamo insieme ad altri amici un progetto per quanto riguarda una rete libera e di proprietà di cittadini, una rete basata sulla tecnologia Wi-Fi e una rete mesh. Stiamo facendo un esperimento di questo genere, diciamo un po' quasi come un gioco, ok? Quindi persone che si vogliono collegare fra di loro nel comune di Cerveteri e nel quartiere di San Lorenzo a Roma. La rete mesh possiamo dire che è una rete di collegamento dei computer, come se fosse una rete LAN. Dice, che cos'è una rete LAN? La rete LAN è un collegamento di computer all'interno di edifici, no? Di uffici, che comunicano fra di loro. Quindi se il mio computer è collegato con il suo, io per mandare un'email a lei invio, se il computer è collegato, invio e l'email arriva a lei. Se la devo mandare dall'altra parte del mondo, ho bisogno del collegamento internet, che è una sorta di intranet allargata. Solo che come voi meglio di me sapete, è stata manipolata e quindi è una rete diciamo dove per veicolare le informazioni, la mia email da qui per arrivare dall'altra parte del mondo, devo utilizzare delle infrastrutture che non sono nostre, o meglio devo chiedere il permesso, devo pagare per poter comunicare a un provider nella migliore delle ipotesi, però devo usare sempre l'infrastruttura che nel caso dell'Italia devo utilizzare l'infrastruttura della Telecom, ok? Quindi che può essere sia della fibra ottica, quindi di cavi, sia via radio. Oggi grazie alla tecnologia del senza fili noi possiamo mettere in rete tutti i nostri computer. Quindi per collegare, come dicevamo prima, io il mio computer al computer che sta dall'altra parte del mondo, devo utilizzare delle infrastrutture private, quindi Telecom in Italia e poi via via di altri provider. Con un collegamento senza fili è un po' la concezione del baracchino, non so se avete presente, no? Come si faceva ancora tuttora, gli amatori, i radioamatori ci sono oggi, no? Solamente anziché comunicare via voce, comunichiamo i dati, mettendo una piccolissima antenna, ognuno di noi, sul proprio tetto di casa, sul proprio condominio, e tutte queste antennine sono collegate fra di loro e rimbalzano il segnale. Questo qui oggi è possibile grazie alla tecnologia, hardware e software che ci abbiamo. Quindi questo ci mette nelle condizioni di ritornare ad essere proprietari della rete. Perché? Perché l'infrastruttura ce la creiamo noi, quindi ogni cittadino che si mette la sua propria antenna sul balcone di casa, sul tetto di casa, è proprietario della sua antenna, contribuisce alla creazione di questa infrastruttura, cioè l'infrastruttura esiste grazie al fatto che io, cittadino, ho messo la mia antenna sul tetto, e che funziona da ricevitore e da trasmettitore e rimbalza i dati. Quindi ipoteticamente potrei fare il giro del mondo se tutti i cittadini avessero, no, su ogni tetto questa antenna. Sicuramente per cominciare all'inizio si dovrà cominciare da delle realtà ben definite e localizzate, quindi può essere un condominio, può essere un quartiere di Roma, può essere una zona periferica delle città.
E questo appunto ci consentirebbe di mettere in in rete, in comunicazione, tutti i nostri computer, che possono comunicare all'interno della rete mesh. Mesh in inglese è maglia, come se fosse un maglione, perché i dati rimbalzano n volte all'interno di queste reti. Che significa? Con la connessione tradizionale del cavo di casa è fatta a imbuto, cioè io la mia connessione passa i miei dati dal mio computer al server, possono fare solamente una via, cioè quella del doppino telefonico da casa mia al server. In questo modo, con le antenne, ho diverse vie. I file dati, i pacchetti che vengono inviati, hanno diverse vie da poter utilizzare, perché sul mio tetto di casa ho nel raggio a 360 gradi x altre antenne, il mio dato viene spacchettato e quindi aumenta la velocità, la qualità della connessione, e ha tante vie per arrivare a destinazione. Allora, questo è per vedere come ci possiamo collegare. Dopo, una volta effettuato il collegamento, che viene, il collegamento è un collegamento dati. L'importanza di una rete del genere, che va a bypassare il discorso della costruzione della banda larga, perché... Esatto, perché io con questa rete posso veicolare qualsiasi tipo di informazione. Radio, telefonica, internet, televisione, radio, come le web radio, ok? Qualsiasi tipo di informazione, di servizio che può andare su internet. Come dicevamo prima, all'interno della nuvola io posso comunicare. La nuvola può essere noi, ognuno sopra casa nostra, all'antennina, quindi fra di noi comunichiamo gratuitamente. Dopodiché, per mandare un'email a Los Angeles dobbiamo sicuramente andare su internet. Però è una cosa è fare un contratto e comprare banda internet da solo, uno a uno, quindi io avrò il contratto con Fastweb, con Telecom, con Tiscali e via dicendo. Si crea in questo modo invece una sorta di gruppo d'acquisto o telefonico. Ci mettiamo tutti insieme, andiamo a fare un contratto unico con Telecom, con Fastweb, di solito con Telecom, addirittura con Autostrade che hanno la fibra ottica, importante, e 1200, 150 persone, quindi andremo a risparmiare per uscire fuori dalla nuvola. Quello dell'economia si chiama potere consumo di lanciare. Sì, esatto. Un acquisto della banda. Perfetto. Diciamo che va oltre, perché all'interno di una nuvola parliamo di, con la tecnologia che abbiamo adesso a disposizione, che sono antennine, parliamo che vanno dai 20 euro ai 200 euro, per intenderci, per quella più costosa, abbiamo una banda di 300 mega effettivi, in upload e download, simmetrica. La Fonera è un collegamento che io utilizzo per installare la Fonera. Devo avere una connessione internet tradizionale. Diciamo, la Fonera è una struttura a stella e non a maglia. Stella significa appunto che arriva qui in questo edificio la connessione, e poi io do la mia connessione agli amici che sono intorno a me. Io comunque devo fare un contratto condominiale, esatto. Ed ha, diciamo, viene vista anche sempre come una sorta, no, di pagamento. La filosofia è molto simile, cioè è un'evoluzione della Fonera, questo discorso, nel senso che comunque l'evoluzione dove sta? Nel fatto di mettere in connessione tutti questi modem. La Fonera è solamente, io posso solamente ricevere i dati e trasmettere, cioè dal mio computer non fa da ripetitore la Fonera, ok? Per rimbalzare il segnale a casa del vicino, il vicino a casa e via dicendo. È il punto terminale, ultimo.
Con una sorta di software e di tecnologia, la stessa fonera potrebbe anche essere utilizzata per fare rimbalzare il segnale, quindi fare da ponte, quindi anche un atto di solidarietà tra i cittadini, perché io con la mia fonera non solo do la banda a chi mi sta vicino, ma in più rimbalzo il segnale e lo faccio camminare, lo faccio andare oltre.